Top di Antenna 3, puntata, lo vedete dietro di me, dedicata al grandissimo Quartetto Cetra. In collegamento da Colle Valdelsa abbiamo Carlo Savona, ovvero il figlio di Lucia Mannucci e di Antonio Virgilio Savona. Innanzitutto benvenuto. Sì, chiarisco subito, da Valdelsa, sempre Valdelsa, però siamo un po' più in là. Verremo a trovarla, così precisiremo la geolocalizzazione della sua abitazione, che sappiamo bella, isolata, ma soprattutto preziosa per l'archivio sui Cetra e sull'attività artistica di Virgilio Savona e di Lucia Mannucci, che è più ampia, diciamo, anche dell'amplissima storia dei Cetra, che lei lì ha raccolto, coltiva, studia e ricerca. È così? Sì, esattamente. Io ho portato tutto quello che c'era nella casa di Milano e anche una parte, e tutto quanto, insomma, quello della casa di Milano, eccetera, l'ho portato qui in Toscana, perché io ci vivo qui in Toscana dall'85, quindi ormai sono tanti anni, sono ambientato qua, e quindi mi sembrava giusto averlo a portata di mano, averlo vicino. Ecco, è un'eredità preziosa che cerco di rendere, come dire, ancora interessante. E fa benissimo, ci sono davvero tante cose interessanti, ma interessanti dire poco, nella vita artistica di Savona e di Mannucci, come ben sanno tutti coloro che si occupano di storia della musica italiana e non solo. Insomma, se no parliamo troppo, le vorrei subito fare ascoltare un pezzo importante, Un bacio a mezzanotte, ricordando che questo pezzo i Cetra lo ascoltarono, per farvi capire quella che è la storia dello spettacolo italiano, nella rivista Gran Baraonda, in cui stavano con Wanda Osiris e Alberto Sordi, no? Tanto per far due nomi così di valore immenso, sul testo di Garinè Giovannini. Quindi, come vedete, stiamo in mezzo alla storia del teatro e della canzone italiana. Andiamo a gustarlo, però, di Miglia, dove, come, perché? Sì, beh, niente da aggiungere se non il fatto che è andato in onda nella trasmissione Bingo del 10 novembre 1981. Regia? La regia è sempre la regia di Guido Stagnaro, tutte, sia le parodie che le canzoni sceneggiate, una delle mille venivano chiamate le canzoni sceneggiate, sì. Stavo dicendo, sono tutte per la regia. No, lo voglio continuare a sottolinearlo, perché Guido Stagnaro veramente bravissimo, assolutamente, sì. Assolutamente a livelli stratosferici. Guardate se non è vero. Non ti fidare d'un bacio a mezzanotte, se c'è la luna non ti fidare, perché la luna a mezzanotte riesce sempre a farti innamorare. Non ti fidare di stelle galeotte che invitano a volersi amare. Mezzanotte per amare, mezzanotte per sognare fantastica. Ma come farò senza più amare? Ma come farò senza baciare? Ma come farò a non farmi tentare? Luna, luna, tu non mi guardare, luna, luna, tu non curiosare, luna, luna, tu non parla sentinella. Ogni stella in ciel parla al mio cuore, ogni stella in ciel parla d'amore, ogni stella in ciel sarà la mia stella. Mezzanotte per amar, mezzanotte per sognar fantastica. Non ti fidare senza chiamare, mezzanotte, senza baciare, se c'è la luna non farmi tentare. Perché la luna tu non mi guardare, mezzanotte, luna, luna, tu
non curiosare, una luna tu non farla sentire là. Non ti fidare di stelle, parla il mio cuore, ogni stella in cielo, parla d'amore, ogni stella in cielo sarà la mia stella. Mezzanotte per amare, mezzanotte per sognare, fantastica. Applausi, bellissimo. Applausi e invece bacchettata per me, e, ma sono contento di avere un figlio dei Cetra qui che mi ha subito detto ti sei dimenticato che la musica di Gorny Kramer, diciamo, non è una piccola dimenticanza, Carlo Savona, no? Perché qua stiamo nell'ambiente del jazz e dello swing del dopoguerra, no? Questa era musica estremamente innovativa per l'Italia di allora. Anche prima probabilmente non si è sentito. L'ha detto lei. Video. Voglio dire, questa è una edizione filologica del Bacio a Mezzanotte, perché la canzone venne messa in scena con una simulazione di tetti della città, con i camini, eccetera. I quattro Cetra erano vestiti da spazzacamino. Sì. E la banda Osiris ovviamente era vestita da banda Osiris, quindi con grandi abiti, eccetera. E sul fondo c'era proprio proiettata una luna. C'è da dire una cosa molto interessante riguardo a questo brano, che se non sbaglio mi avete ricordato del 51, quindi diciamo c'è una differenza di qualche decennio fra uno e l'altro, che all'epoca, quando misero in scena questo brano, la banda Osiris non era abituata a cantare come facevano loro, lei un brano, come avete sentito cantare da Lucia, e i Cetra una cosa diversa, no? L'una luna tua è diversa da Non ti fidare un bacio a mezzanotte, e non ci riusciva perché si confondeva, non era abituata, non era nelle sue abitudini. Certo, non erano quindi i boys, Kramer in sede di prova le porgevano la mano, le separò e pian piano, facendo cantare ognuno per conto suo, abituò la banda Osiris a capire questo meccanismo vocale e quindi poi dopo a cantare perfettamente. Certo. Tant'è vero che qualche anno dopo i Cetra invitarono la banda Osiris in una loro trasmissione e rifecero in televisione il Bacio a Mezzanotte con la banda Osiris e loro quattro che cantavano questo come intreccio vocale. Bellissimo aneddoto. A me ricordava un po' Mary Poppins e gli spazzacamini, e come Mary Poppins che vola via dobbiamo volare in pubblicità. Bravissima, fra l'altro ci hai ricordato che i Cetra hanno anche registrato, come tutti sanno, tante canzoni di Walt Disney, compreso tutto il Mary Poppins. Andate a cercarlo su YouTube, trovate tutto. Ma adesso state qui, dopo la pubblicità. Allora, stiamo con due dei tre figli del quartetto Cetra, Fabio Chiusano, insomma, è già accompagnato fin dall'inizio, ma adesso siamo collegati con Carlo Savona, no, che sta in questa casa in Toscana, dove cura anche l'archivio dei Cetra, e di mamma e di papà. Poi qualche accenno lo diremo anche sulla loro attività oltre i Cetra, ma io voglio ricordare che Virgilio Savona ha firmato un bellissimo libro che si chiama Gli indimenticabili Cetra, e alcune pagine di questo libro parlano proprio di come accadde che questa leggenda incredibile dei Cetra fu poi adottata, anzi messa a contratto, da Antenna 3. Ci sono pagine bellissime, adesso non ho tempo perché la televisione corre sempre di fermarmi, magari qualcosa diciamo poi con Carlo, che me le ha sottolineate, me le ha indicate, ma adesso io vorrei andare a vedere come Renzo Villa presentò questa straordinaria novità, lo vedrete anche quasi imbarazzato, no? Per l'importanza della cosa, che aveva insomma messo a contratto il quartetto, e poi ci sarà una loro fantasia di canzoni celebri, fra cui quella che mi fa impazzire è un disco dei Platters, che concluderà con Savona che canta. Ma andiamo a vedere. Sono autorizzato a dire perché siete qui questa sera oppure no? Direi di sì. Sì, no, allora. Non so, un momento. No, mettetevi d'accordo, sì o no? Io no, perché noi ci dobbiamo consultare. Sì, sì. Sì. Hanno detto di sì. Allora, quando un artista viene ad Antenna 3,
come ospite non succede niente se non che allieta la vostra serata e voi lo apprezzate, apprezzate la sua bravura e magari gli esternate il vostro applauso col vostro applauso. Quando invece un ospite viene ad Antenna 3, un artista come il Quartetto Cetra, al pomeriggio invece che alla sera o invece che soltanto la sera, ci può essere un altro motivo. Il motivo è questo: il Quartetto Cetra è stato invitato da me quest'oggi pomeriggio, poi non abbiamo parlato, sono arrivati tardi, non abbiamo parlato, perché il Quartetto Cetra è invitato a far parte del cast fisso di Antenna 3 da settembre in avanti. In un vecchio palco della Scala, nel gennaio del 93, spettacolo di gala, signore in décolleté, discese da un romantico coupé. Quanta e quanta gente nella sala, c'è tutta Milano in gran soirée, per ascoltar Tamagno, la Belligioni stagno, in un vecchio palco della Scala. Bam 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 bam. Donna, tutto si fa per te, di tutto, pure di piacere a te. Sei tu, soltanto tu, wow, 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 quel desiderio che l'uomo chiama amore. Concertino, al chiar di luna sotto il balconcino, finché verrà il mattino, clicca il mandolino, ma resta là, lampa la chitarra, non se ne va, rompa il contrabbasso, ma che vorrà, tanto non si affaccerà. Ando nel mio jukebox, c'è un disco della terza, voglio riascoltare soltanto Only You. Ripenso a chi facciamo, a chi tutto il mio amore donavo, a chi triste partì. Di questo mi resta solo il disco di Only You. Un disco è nulla. Fantastico, bellissimo, avete visto senza costumi quanto comunque sono teatrali, i movimenti sono perfetti. Poi diceva Fabio Cusano giustamente, l'insieme vocale, no, è qualcosa che funziona soltanto appunto quando le voci si equilibrano una con l'altra. No? Io riusciva a far fare ad ognuno un proprio pezzo con una voce particolare, sì. Per cui mischiate, poi il risultato era questo. Sì, sì. E qui vediamo, Stefano, sì, anche il grande talento e la grande maestria di questo quartetto, come dicevi tu, che sono poliedrici, no? Quindi hanno tantissimi talenti, e il fatto che siano stati, parlavamo prima della modernità, sì, riconosciuti da tantissimi, sì, artisti anche oggi italiani, come ad esempio Eros Ramazzotti, sì, come ad esempio Guccini, come, sì, ad esempio Fiorella Mannoia, come Branduardi, sì, e Guccini addirittura li ha soprannominati i Beatles italiani. Beh, secondo me, cioè, diciamo, sono i Cetra che dovrebbero dare le patenti a questi altri, secondo me, ma comunque lasciamo perdere. Ci tenevo a fare un'osservazione, visto anche che quest'anno è il centenario della nascita di Felice, sì, di farvi notare come all'inizio, quando parlavano con Renzo Villa, sì, Felice era quello che aveva la capacità di entrare subito in rapporto col pubblico, mentre papà lancia la domanda a tutti quanti, Felice piglia, va avanti e si mette a chiedere al pubblico se è d'accordo o meno, e poi mentre canta, una caratteristica di Felice era quella del falsetto, sì, no? Quindi quel Only You che lui grida alla fine era proprio il suo contributo speciale e particolare all'interno di quella canzone lì, perché una dote che il papà, come diceva giustamente Fabio, aveva valorizzato dentro nel lavoro del
il quartetto di ciascuno infelice era proprio questa capacità di usare il falsetto. Ecco, ricordiamo a chi non conosce la storia di Cetra che Savone è proprio, diciamo, il musicista, no, qualificato che in qualche modo a cui si erano rivolti, no, l'arrangiatore, che poi diventa lui stesso protagonista del quartetto, e questo è sempre da ricordare. Però io purtroppo vedo una luce lampeggiante che mi richiama a dare la pubblicità, ma volevo dirvi che nel prossimo blocco do la parodia di Giovanna d'Arco, che è fantastica, non potete perderla, state con noi. Allora, che bella puntata davvero questa, quanta bella musica ascoltiamo. Ma io ho nostalgia di una parodia, che vorrei mandare subito. Inizia fra l'altro in omaggio al figlio Carlo che ci ascolta dalla Toscana e che ci vede dalla Toscana con suo padre e sua madre che stanno in un campo francese. Lui è il fratello di Giovanna d'Arco, è la storia di Giovanna d'Arco, la Pulzella d'Orléans, che come tutti sanno, Marica, poi finirà bruciata sul rogo. Questo è il film di Luc Besson che qualche anno fa riattualizzò molto bene questa storia con la Jovovich, e insomma chi non lo ha visto lo vada a vedere, ma soprattutto chi ancora osa non aver seguito la parodia di Giovanna d'Arco eccetera, la guardi qui perché è fatta benissimo, è divertentissima e per la verità anche ha una sua morale, anche ha dei significati che coglieremo, ci proviamo. Dall'alba appena spunta il sole, io sto tra i campi a lavorare. Spinaci, broccoli e scarole, piantiamo in grande quantità. La 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 la. Son campagnola bella e sono sua sorella. Di nome Giovannella ma la chiamano Pulzella, la Pulzella d'Orléans. Verissimo, son piena di visioni nonché di apparizioni. Ma è vero pure un vanto che una santo pur un santo ti compaion tutti i dì. In campo aperto, per la Francia e per la fede. A chiamano Giovanna con corazza, somiglia un po' a Goffredo di Buglione. All'apparenza sembra una ragazza, e invece è più impetuosa di un ciclone. Adesso va l'assalto di Parigi, da un mese fa l'assedio alla città. E del resto l'ha informata San Dionigi, che questa guerra lei la vincerà. Beh, com'è andata? Il fato ci fu avverso, maestà, non so com'è, ma abbiamo perso. Pulzella d'Orléans, vi dichiaro prima in arresto e poi in arrosto. Oh mamma, 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 oh mamma, 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 oh mamma, mi brucia il corazzone, e sotto il corazzone, camicia e sottanone, oh mamma, a bruciacchiati son. Ah, abbruciatissima, qui si compie il suo dramma. Nel bagliore della fiamma, la Pulzella se va. Ah, abbruciatissima, fu un'accesa guerriera, e si è accesa stasera, meraviglia non fa. Un tempo streghe e maghi erano abbrustoliti, o per fortuna c'è la legge sui pentiti. Così anziché sul rogo ti fan sedere per 3-4 minuti sopra un braciere. Era bello l'inquisitore, ma il pretore
più bello ancora. E se Giovanna d'Arco vivesse oggi e avesse in alto loco misteriosi appoggi, invece che sul fuoco l'inquisizione, la metterebbe accanto al termosifone. Era bello l'inquisitore, il pretore più bello ancora. E insomma i pretori non ci sono più, però la morale in qualche modo è ancora valida. Molto valida. Ma Carlo, quello che davvero stupisce nella vita artistica di tuo padre e tua madre è come riuscissero ad avere questa forza comica, anche autoironica, no? non si fermavano di fronte a niente, si mettevano in gioco le battute, i versetti, eccetera. E poi in realtà tuo padre aveva questo profilo di grande studioso, ricercatore, no? È stato con i dischi dello Zodiaco e anche nella sua vita di cantautore è stato un uomo estremamente impegnato anche politicamente. Eppure poi era Carlo Savona di queste parodie. Tu come la vivevi personalmente questa cosa, e soprattutto quando eri bambino, no? Con questo padre così giocoso in pubblico, poi tu hai avuto un'educazione giocosa? Vi divertivate con mamma e papà? Beh, quando c'erano sì, però confessiamo quello che succede per i figli d'arte, che spesso devono fare a meno dei genitori perché sono in giro per lavoro, sono in giro in un'altra sede a fare il loro lavoro. È un lavoro itinerante, non è un lavoro stanziale. Per quanto riguarda, tanto volevo dire, io questa clip che avete mostrato non l'avevo mai vista, quindi per me è stata una sorpresa, anche molto divertente. Mia madre si occupava di giardinaggio, quindi il cestino in mano quando girava per il suo giardino sul lago di Como l'ho vista spesso col cestino in mano a raccogliere i fiori. Papà no, non era, però era una persona molto spiritosa. E quindi il clima in casa era comunque un clima allegro, era un clima spiritoso, divertente. Per quanto riguarda me, io ho avuto dei periodi diversi, l'infanzia in cui li ho un po' potuti seguire con i limiti della scuola, poi c'è stato il periodo dell'adolescenza e se vogliamo della maturità in cui francamente mi sono tenuto abbastanza alla larga dal quartetto, e il periodo più tardo della loro vita in cui mi sono occupato anche di assisterli anche là dove mi era possibile, nella memoria del loro lavoro, della loro storia, e cose che sto facendo tuttora. Certo che fai benissimo a conservare e approfondire la memoria di artisti così importanti. Io purtroppo i tempi della televisione sono massacranti, devo andare in pubblicità. Ah, abbiamo, tra virgolette, massacrato anche queste parodie, cioè le abbiamo ridotte in 3 minuti, durano 12-15. Lo ha fatto benissimo, peraltro, Alessandro Di Miglia, che ancora ringrazio. Però vogliamo anche dirvi che in via eccezionale faremo una parte in più, un blocco in più, diciamo noi, di questa trasmissione per riuscire a mandare una parodia completa, che è quella sulla Divina Commedia di Dante, divertentissima, fatta benissimo anche come regia, luci, trucco, eccetera. Leggerete anche tutti i nomi di chi partecipava alla realizzazione, e quindi continuate a seguirci. Adesso però andiamo in pubblicità. Allora, tante cose saltiamo, anche famosissime, a partire dalla vecchia fattoria che fece il giro di tutto il mondo, Americhe comprese, ma non possiamo non dare a Viva un Bavero color zafferano, perché, come per la verità ci hanno già ricordato i figli, dobbiamo sottolineare, insomma, con il pezzo, che la storia di Cetra è anche una storia molto milanese, e come no, perché qui vivevano a partire da Savona e la Mannucci. E allora ascoltiamo questo pezzo storico di grande fascino e di grande musicalità. Andiamo. Scure presso il fuoco del camino, quante
storie, quante fiabe raccontava il mio nonnino. La più bella che io ricordo è la storia di un amore, di un amore appassionato che felice non finì. Ed il cuore di un poeta a tal punto intenerì che la storia di quei tempi mise in musica così. Aveva un bavero color zafferano e la marsina color ciclamino. Veniva a piedi da Lodi a Milano per incontrare la bella Gigogì. Passeggiando per la via le cantava mio dolce amor. Gigogin, speranza mia, coi tuoi baci mi rubi il cuor. Ma con altri del paese in Piemonte fu mandato e per essere vicino con il cuore innamorato sopra l'acqua di una roggia che passava per Milano perché lei lo raccogliesse ogni dì posava un fiore. Lei con ansia lo aspettava sospirando torna amor e bagnandolo di pianto lo stringeva forte al cuore. Aveva un bavero color zafferano e la marsina color... Grande fascino. Dietro c'era scritto Sanremo, ci diceva Fabio Chiusano che però con Sanremo non sempre c'è stato, con i cantanti, con la musica, che finiva Sanremo un rapporto splendido. E dopo i primi due anni hanno cominciato a parodiare anche le canzoni degli altri, portandole a un successo maggiore, quindi non li hanno più invitati. Quindi i cantanti che venivano parodiati nei loro pezzi non è che sempre la prendevano bene, pensa un po'. No, certi cantanti sì. Certi sì e certi no, come capita. Carlo Savona, dalla Toscana, chiedeva la parola, prego. Sì. Ecco, questa canzone è interessante perché è una canzone del repertorio del Quartetto Cetra, ma è una canzone scritta da altri, presentata al Festival di Sanremo. E secondo me è interessante notare come è impostata vocalmente, nel senso che hanno delle parti in cui cantano, come diceva prima Fabio, con le voci scomposte, cioè ognuna con la sua tonalità, con una sua particolare melodia, ma poi ognuno ha dei momenti individuali. Tata canta da solo, mettendo in evidenza le sue doti di cantante melodico, diciamo più calda, insomma. Felice anche, Lucia anche. L'unico che si astiene è Virgilio in questa cosa. E questa è una caratteristica dei Cetra, che sono in grado di essere anche interpreti delle canzoni altrui, facendole diventare un qualche cosa di totalmente originale. Questo mi sembrava molto interessante, se vogliamo capire anche la magia e la peculiarità dei Cetra. Ha detto bene, e io per la verità, prima che finisca questo blocco, voglio anche mostrare, almeno così in accenno, nel pezzo 36 alcune produzioni discografiche di Carlo Savona di Virgilio Savona e Lucia Mannucci, che non fanno parte propriamente della storia dei Cetra, perché vi invito, ma insomma gli esperti già lo sanno, a frequentare anche queste cose. È stato cantautore, è stato con i dischi dello Zodiaco uno dei primissimi a fare ricerche di musica popolare, di musica etnica, anche di musica politica, no? Vedrete alcune cose degli Antillimani, eccetera. Insomma, i dischi dello Zodiaco sono nella storia della produzione discografica italiana, e quindi tanti complimenti e anche attenzione a quello che sarà poi dell'archivio curato dal figlio.
Però non ci possiamo fermare qui perché questa è una trasmissione brillante, no? Più che di approfondimento, è una trasmissione di grande piacere nel mostrare queste belle cose che da tanto non vedevamo in TV. E allora chiedo al nostro archivista Alessandro Di Miglia, scegli tu la prossima parodia, spiegacela e la mandiamo. C'era una cosa che veniva fatta in Rai e che poi è stata fatta da noi, riguarda un gruppo di persone che non si capisce mai se sono tre o sono quattro. Infatti anche in questo caso i tre moschettieri, noi la chiamiamo infatti i moschettieri di Francia, perché ai tre maschi del quartetto Cetra, Virgilio Savona, Felice Chiusano e Tata Giacobetti, si è aggiunto Renzo Villa nella parte di D'Artagnan, Lucia Mannucci la regina, il cardinale Richelieu interpretato da Tino Pigni e re Luigi XIII Mario Aldizio, che abbiamo visto prima, un altro collaboratore ai Bravissimo, tempi di Antena 3. 28 aprile 1981. La storia, spero la conosciate, è complicatissima, ma andiamo a vedere come ce la riassumono i Cetra. Siamo noi tre moschettieri, spadaccini senza pari, siamo forti, baldi e fieri, bonaccioni e temerari, mentre il re ci fa l'onore della sua benevolenza, siamo invisi alle Cardinale Richelieu. I moschettieri c'hanno la piuma sul cappello e dove c'è un duello li trovi sempre là. Permette signora, qui c'è sua eminenza, la sua maldicenza di oggi mi fa. Voi avreste un amante. È chiaro che mente. Potreste all'istante mostrarmi il collier. Oh? Dov'è la collana? Mio sire, non sollo. Mettetela al collo, ve l'ordina il re. L'avrò per stasera al ballo di corte, ma guarda che sorte costo Richelieu. Sire, padre nostro. Salve, regina. Siamo qua, siamo qua, son finite le vostre avventure. Moschettier, moschettier, raccontate le vostre avventure alla nostra maestà. Per tenere fede al patto, quante cose abbiamo fatto. Galoppammo per sei notti, affrontammo i Richelieu. Traversammo laghi e fiumi, ci nutrimmo di legumi. Pernottammo all'aria aperta senza manco una coperta. Io lottai con due serpenti, io con tre rinoceronti. E noi due prendemmo a schiaffi un gorilla con i baffi. Passammo con la zattera allo svetto di Calè. Gorilla con i baffi, queste genialate. Ma Carlo Savona, ti vedevo intenso ascoltatore, ma percepisco una domanda o un'argomentazione. No, avete mostrato delle copertine di dischi, più di una di quelle lì sono tra i miei lavori, io facevo il grafico e quindi ho curato anche delle copertine di dischi di mio padre. Mi viene da raccontare un piccolo aneddoto. Sì. Mettendo in ordine fra i libri di famiglia, sì, ho trovato una copia dei Tre Moschettieri, mm-hmm, una copia di quelle, diciamo, per i ragazzi, no? Una copia semplice, però integrale e completa, tutta completamente annotata da mio padre, dall'inizio alla fine, ogni pagina ci aveva degli appunti a matita, perché per fare queste parodie, sto parlando evidentemente delle parodie delle biblioteche di Studio 1 che fecero per prima i Tre Moschettieri, e fare anche questa che abbiamo appena visto, molto divertente, studiavano, cioè in particolare Virgilio, che era particolarmente devoto a quella sua funzione di musicista e di creativo,
proprio si studiava dettagliatamente tutto quanto. Sembra che fosse una semplicemente, sembra che si divertono e basta guardandoli, però in realtà c'era un sacco di studio, un sacco di prove, molti aggiustamenti, era un lavoro complesso. Ma sicuramente, ma sottolineato, mi fa piacere che insomma lei continui a curare questa storia che adesso dobbiamo interrompere perché stiamo su una TV che deve andare in pubblicità, ci mancherebbe, e volentieri. Io vi ringrazio per la testimonianza che avete portato, ringrazio Marika, ringrazio grazie Alessandro Di Miglia come sempre, e in via eccezionale in questa puntata vogliamo mandare una intera parte della parodia, ma mi spiego meglio dopo. Ebbene sì, c'è un nono blocco questa sera in via eccezionale solo per il quartetto eccetera, perché vogliamo mandare una parodia intera. Prima l'ho spiegato male, ma adesso lo spiego meglio velocemente, perché mandiamo la Divina Commedia di Dante, vero Di Miglia? Sì, Messer Dante Alighieri, il titolo della parodia, il 23 novembre 82 andato in onda. Brevissimamente, Dante, interpretato da Virgilio Savona, Gemma Donati, Tata Giacobetti, ebbene sì, Gemma Donati, Tata Giacobetti, è fantastico, è stupendo, Beatrice Lucia Mannucci, Virgilio Felice Chiusano, quindi Felice Chiusano è la parte di Virgilio, e in modo straordinario, quindi partecipazione straordinaria di Gerry Bruno, il conte Ugolino. Ecco, dico soltanto una cosa, Virgilio, Beatrice, Dante e Conte Ugolino anche, magari l'abbiamo imparato a scuola, eccetera, riscoprono in questa parodia la figura della moglie di Dante, che è questa Gemma, e vedrete in che modo, lo chiama Nasone. Buon divertimento. Sì, la storia è sempre importante, è maestra della gente, ma alle volte è troppo deprimente. Carlo Magno e Re Luigi, gli Ugonotti, Greci e Dogi, sono troppo seri, troppo grigi. Per la peste muore il Griso, Masaniello viene ucciso, nella storia non c'è mai un sorriso. Quindi è cosa meritoria, se noi qui messi alle strette, questa caspita di storia la facciamo in canzonette. Questa, amico, se permette, è la storia in canzonette. È la storia, è la storia, è la storia in canzonette, sì! Fatta bella, si vedono le stelle, le spade risplendono tremule e come fiammelle. Nell'ombra i neri ed i bianchi si mirano ai fianchi, si tirano al cuor. Son bianco e io faccio poesia perché, cara mia, mi piace rischiare. Sull'Arno d'argento
hai fatto un giuramento. Lo so, di scrivere ogni tanto un canto al mio re. Sì, sono un bianco tra politica e poesia. Questa è la mia canzone. Viva il re e la monarchia! Caccade, caccade! Una costata fiorentina col contorno di purè. E questo è il mio menù per la soirée. Va bene, va bene! Non fare il fannullone, le patate hai da sbucciare. E via qua! Come dite a Milano fannullone? Dite fannullone? Noi a Firenze si dice fannullone. Mi son scocciato amore mio di starti insieme, mi hai proprio rotto, sai che barba amore mio. Io non ne posso più. Oh villano, ho qui nella mia testa una poesia, ce l'ho tutta dentro qua e adesso amore mio. La scrivo, tu però per favore stai di là. Le donne, i cavalier, l'armi e gli amori, un migarma, quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno, un migarma neanche questo, nel mezzo del cammin di nostra vita, questo sì, mi ritrovai per una selva oscura. No, io sono Gemma, non sono una santa, non mi portare con te nella selva. Non c'è pericolo, no, non ti porto, e poi nella selva c'è voi il passaporto. Sei la mia pena, tu sei il mio tormento, lasciami scrivere sto primo canto. E allora vattene pure all'inferno, dai retta a me, vai pure all'inferno. Nasone, scrivi pure il tuo copione, compio orsù la tua missione. Nasone, Nasone! Vai via, vai! Beatrice, potessi questa notte raggiungerti in paradiso. Buonanotte, buonanotte Fiorentino, buonanotte ti saluto dal cielo, son Beatrice che ti è sempre vicino, Beatrice che ti copre col velo, ti farò fare un viaggio assai lontano, e vieni qui che ti prendo per mano, e vieni qui che è già tardi e più tempo non c'è, prendi il notte se un avviro con te. Beatrice che dal cielo tu mi porti pennarelli, te ne freghi di congiure e di duelli. Beatrice, unico sogno, unico amore, unica via, mi conduce ad altri mondi e così sia. Li descriverai in una storia che più densa di poesia non ce n'è. Andiamo via che Gemma non lo sa. Sono con i calci suoi, tu comprenderai che l'inferno non è Monte Carlo. Ah, tu Virgilio sei e quella barca è di chi? L'hai capito, di Caronte parlo. Aiuto, non ho fatto mai del male, e tu Virgilio puoi testimoniare. Questo qui è con me, è un collega che sta facendo un sogno qui all'inferno. Grazie. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, che la diritta via era smarrita,
dai rema un po' Virgilio che ho premuta. Questo stige che schifezza, non te fa sentì bellezza, se no Caronte ci ammolla tutti in arema d'un fronte. Tutti dicono che sono un poeta, e in passato ne ho scritto di belle, ora sto in mezzo a queste animelle, se permetti ci diamo del tu. Come no? Grazie di cuor, fra tutti gli altri io t'ho riconosciuto, ti ho visto alla TV e ti chiedo aiuto, tra queste ombre guida il tuo cantor. Dante, guarda! Se non mi sbaglio col vento che c'è, quella è Francesca, sai quella che aveva. No, non ti sbagli, c'è Paolo con lei, quella è Francesca. Lo dicevo io. È nata a Rimini, sai, e adesso è piena di guai. E perché? Francesca conobbe un di Paolo e fece all'amore. Ah, sì. Però quella sera commise un grave errore. Su via! Il portone lasciò spalancato e il marito arrivato. Che fece, che fece? Con una schioppettata la coppia ha ammazzato. E se permetti che dica la mia, non han peccato. Ma come non ha peccato? No, un bacino si sono scambiato. Dov'è il peccato? Dai, muoviti! Su Dante, sbrigati! C'è qualcuno un poco più in là che ti vuol parlare. Brr, le labbra tutte blu, brr, che gelo intorno a me, brr, quell'uomo lì chi è un conte o no? Un conte o no? Oh, è un conte o no? È il conte Ugolino. Per lui più che il dolor poté il digiuno. E se bagnò i figli? Ah, certo, sono in ballo, sono qua, Ugolino, qua, qua, qua. Ora di Ruggeri il cranio mangio qua. Il menù che abbiamo qua, sullo stomaco mi sta. Da più secoli è lo stesso, qua, qua, qua. Sa poco di sale, però è mica male. Se levo la pelle, gli salo le labbra. Poi aggiungo dell'acqua, lo provo a assaggiare. Male non è, male non è. Ma che schifezzi fedenti è questa, Beatrice? Mi ha fatto chiamare, son venuta da te. Hai capito male, non cercavo di te. Certo tu cercavi, Beatrice, lo so. Tu mi vuoi lasciare, e un cazzotto ti do. Qui conviene scappare, altro fare non so. Io t'amo tanto, mio Virgilio, perciò ti porto in paradiso. Momento, momento. Dice, ti sbagli, sono io che con te verrò su in paradiso. Resta con lei, noi ce ne andiamo, le mani in mano, noi ci diciamo t'amo. Oggi mi sento incavolato perché fuggono in paradiso e sento un po' d'inferno in cuor. Nasone, avrei pure un gran nasone, però resti il mio campione. Nasone, nasone. Bidone, guarda un po' che situazione, mi rimane sto bidone, bidone, bidone. Come dite a Milano bidone, noi a Firenze si dice bidone. Su Dante ritorna a Firenze, che è la tua città, su via non far così. Su Dante ritorna a Firenze, se tu lo vuoi io ti accompagnerò. Son bianco e sono Dante, poeta e latitante, ma un giorno dei nemici mi vendicherò. Vai Dante, ritorna a Firenze, e un bacio sulla guancia ti darò.